E dicendo queste cose lasciano un segnale, ci lanciano un segnale, ed è una sorta di testamento, è una strada tracciata. Anche nella poesia che abbiamo appena ascoltato, no? Come splendidamente Teresa ci ha spiegato, Otello parla di nemici, di amici e di amanti. Forse non per caso gli amici lo mette al centro, perché il centro è proprio quello. Noi questa sera, per fortuna, purtroppo, non ne siamo tantissimi, ma quanti di noi ci conosciamo realmente l'un l'altro? Ci incontriamo, ci salutiamo, ma non ci conosciamo a fondo, perché vadiamo a quello che è più lontano e ci dimentichiamo di quello che è più vicino a noi. Forse se cominciamo a guardare quello che c'è più vicino, come ha detto Teresa, riusciamo a salvare tanti Otello.